l'Italia, perché questo è quello che viene chiesto alle forze riformiste e democratiche italiane. Allora forse, e attraverso gli show, e attraverso i fatti storici come quello di ieri sera, si misura un po' la qualità e la spina dorsale del gruppo di delle forze democratiche compete adesso mettere da parte le divisioni, mettere da parte le divisioni, disegnare con molta determinazione la prospettiva per l'Italia. Allora, da questa sera, lo dico davvero con il cuore in mano, cerchiamo di essere tutti uniti con un unico obiettivo, che è quello di fermare quest'onda di deriva autoritaria e fascista che sta conquistando. Dall'aula rossa, la maggioranza non si è presentata, noi abbiamo fatto un gesto sovversivo di questi tempi, abbiamo regalato la Costituzione all'Appendino e al Presidente del Consiglio. Ancora infortunato, però sarebbe venuto volentieri, oggi ha fatto un comunicato stampa di sostegno al Presidente, di condanna rispetto alla deriva che ci sta investendo. A chi do la parola? Mario? Buongiorno a tutti. Due settimane fa ho avuto l'onore di essere seduto a Togliani accanto al Presidente della Repubblica. E a Togliani Presidente Mattarella ha ricordato quali sono le prerogative del Capo dello Stato, quelle che Luigi Einaudi aveva esercitato durante il suo mandato. Aveva rimandato leggi che non avevano copertura economica, perché non era nell'interesse dello Stato. Aveva condiviso le cose che riteneva che fossero attinenti all'interesse del Paese. E ha sottolineato il nostro Presidente che non era un notaio e che avrebbe preso le decisioni nell'interesse del Paese che riteneva di prendere. A me sembra che abbia fatto così, evidentemente ha ritenuto che le scelte fatte non fossero nell'interesse del Paese e ha scelto la strada che riteneva più giusta scegliere. Dico ancora una questione, c'è stata una polemica oggi, io ho fatto un comunicato, sono Presidente del Consiglio regionale ma sono anche Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione. Mi è stato rimproverato di essere diventato in qualche modo un uomo di parte. Quando mi sono presentato in Consiglio regionale ho detto che io avrei tutelato durante i lavori dell'Aula gli interessi ovviamente le parti di tutta la maggioranza e di tutta l'opposizione, ma che ero un uomo di parte e che essere di parte voleva dire essere rigidamente dalla parte della Costituzione e dello Stato, e così ho fatto questa mattina con quel comunicato. Rigidamente da parte della Costituzione e dello Stato. La resistenza fu sacrificio, fame e freddo, ma fu anche gioia, quella di sentirsi in tanti dalla parte della giustizia e della storia. Io credo che sia venuto il tempo per tutti noi di riprendere quel senso della giustizia e della storia, nell'interesse dei cittadini di questo paese, non soltanto della nostra città. Un giornalista oggi mi ha detto, ma se si va a votare può darsi che il centro-sinistra in qualche modo esca di nuovo sconfitto, non importa. Vada come vada, non importa. Il Presidente della Repubblica non tutela l'interesse del singolo partito. Il Presidente della Repubblica tutela l'interesse di tutti gli italiani. E non è detto che saremo sconfitti da questa elezione.
sono rappresentante in consiglio regionale della lista civica che ha sostenuto Chiapparino alle elezioni regionali e che ha sostenuto Fassino alle elezioni amministrative a Torino. Dico solo una cosa, è una lista, è un insieme di persone, fatte di persone normali, di persone comuni, di persone miti, ma c'è un patto comune che unisce tutti gli italiani, c'è una carta comune che stabilisce le regole. Questa carta e questo patto è la Costituzione. Se la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica la possibilità di fare delle scelte, io rispondo alle regole che quella mette e rimane il mio Presidente, le sue decisioni sono anche le mie, come le decisioni del Presidente della Regione sono anche le mie, fino a prova contraria e fino a che non sarà un'altra la maggioranza. Io non so come andranno le prossime elezioni, ma dico all'amico Boetti che io sono qui per vincere oggi, sono qui per vincere alle regionali prossime, sono qui per vincere ogni volta, sarà da confrontarsi col populismo di qualunque colore e di qualunque origine. Ci sono delle forze democratiche che devono presidiare quel patto e che devono continuare a sostenere che quella carta è la regola che ordina il rapporto tra i cittadini di questo paese, altrimenti se ogni volta che decidiamo che le regole del gioco e che l'arbitro non hanno titolo per governare la partita e iniziamo a prendere il pallone con le mani, a decidere che non si gioca più coi piedi, non è più una partita, non ci sono più regole e non c'è più una democrazia. Grazie. Cari amici, intanto grazie di essere tanti qua in piazza oggi, non era affatto scontato. Sono entrato in questa piazza, ho visto qualche centinaio di persone e ho detto forse non ce la facciamo, ma oggi vedendo le migliaia di persone che sono qua e che rispondono in poche ore a questo appello, penso che possiamo farcela. Perché oggi, giorno dopo giorno, l'asticella viene portata sempre più avanti contro la Costituzione che tutti i giorni chi oggi la viola palesemente cerca di invocarla. Il Presidente della Repubblica ha attuato la propria prerogativa scritta a chiare lettere negli articoli della Costituzione. Poi si può discutere politicamente se siamo d'accordo o meno con quello che ha fatto, ma dal punto di vista costituzionale è ineccepibile quello che Sergio Mattarella ha fatto e questo utilizzo strumentale è la violazione della Costituzione, strumentale che si insiste nei confronti del Presidente della Repubblica in modo per abbattere il nostro sistema democratico che è fragile, perché questa Costituzione tante volte è stata violata malgrado tanti la vogliano difendere. E quindi attacchiamoci al testo formale della nostra Costituzione, non la Costituzione sostanziale, quella formale che Marco Pannella per decenni ha denunciato di essere violata. Noi dobbiamo attaccarci a quel testo se vogliamo cambiarlo, ma rispettare la regola della Costituzione. Quindi grazie a Sergio Mattarella, grazie a ciascuno di noi, ma che non sia solo oggi, che non sia solo oggi, in questo minuto, in questa ora per stare insieme, perché questo viaggio comincia, è lungo e deve proseguire. Grazie. Guarda qua. Intanto ci scusiamo con tutti, ma davvero non ci aspettavamo tutta questa gente e abbiamo un impianto che non è un impianto in realtà, è un megafono. Abbiamo provato insomma ad adattare quello che è, insomma l'importante è che siamo qua e che siamo tanti, è questo l'importante. È questo. Allora, c'era ancora... Vieni Carlotta, è un momento importante di resistenza democratica, di unità, è l'unità che deve caratterizzare tutti i partiti di questo centrosinistra, di un rinnovato centrosinistra, di un rinnovato spirito. Carlotta, i moderati. Non lasciamo solo Mattarella, non lasciamo solo Mattarella. Buonasera a tutti, sono qui in rappresentanza.
presidenza della lista civica dei moderati a rappresentare l'unità della coalizione del centrosinistra su questo tema e non solo. È necessario più che mai, lo richiamiamo continuamente quando abbiamo la possibilità, manifestare un'unità di intenti, un'unità di azioni e muoverci in modo coordinato su questo come su tutti gli altri temi. Ma partendo da questo perché rappresenta la base del nostro fondamento democratico. Non possiamo permettere un attacco del genere alla nostra Costituzione repubblicana e al Presidente della Repubblica. Siamo qui insieme per dirlo in maniera convinta, per dirlo in modo coordinato. E sono felicissima che siamo così in tanti, perché questo è l'inizio di un percorso e in piazza dovremo essere insieme sempre di più. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, io direi che con gli interventi, mi scuso con tutti quelli che sono venuti, ma forse con gli interventi dobbiamo chiuderla qua. Era importante essere qua, era importante dire, riaffermare quella che è la nostra vicinanza nei confronti del Presidente. Che cosa possiamo dire a chi ci contesterà che la maggioranza dei cittadini li ha votati? Che cosa possiamo dire a chi ci contesterà? Che hanno sbagliato, semplicemente che hanno sbagliato. Noi dobbiamo dire, dobbiamo difendere la Costituzione, dobbiamo difendere la nostra Repubblica, una Repubblica antifascista. Grazie a tutti, grazie. Un attimo, scusate. Devo dare la parola anche all'Ampi, non l'avevo visto, perché è davvero importante oggi la vostra presenza qui in piazza con noi. Volevo portare il saluto dell'Ampi a questa manifestazione. La nostra presenza è logica che ci sia, perché in tempi non molto lontani con il Partito Democratico abbiamo avuto uno scontro, però era uno scontro politico che è passato, è stato superato, e quindi mi fa molto piacere che ci sia stata questa manifestazione, anche se naturalmente avrei preferito che non ci fossero i presupposti per doverla fare, però abbiamo dovuto farla. Siamo molto contenti noi dell'Ampi che ci sia stata questa piazza unitaria da parte di tutta la sinistra. Grazie. Ci stanno mettendo le mani in tasca, ci vogliono rubare la bandiera, ci vogliono rubare il tricolore. Il tricolore è quello che dobbiamo far sventolare su ogni balcone, dobbiamo farlo sventolare con fierezza, dobbiamo dire che noi difendiamo la Repubblica e la Costituzione. Grazie. Dov'è la vittoria che porta la chioma, che scala di Roma il Dio Matteo? Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato.
partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna. C'è solo un presidente, c'è solo un presidente. Colpa di Ricca. No, no, per colpa di Cassano. Solo oggi, non per sempre. No, andiamo alle bandiere oggi a Giove. Che succede? Segretario. Va bene, fateci un giorno, sapete, ci vediamo, fare, anche, bravo. Ciao. Bene. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.